Sky Online TV, in collaborazione con... Fan yourself in Asprey. Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Madonna di Campiglio, Pinzole, Varrendena. Val di Fiemme. Adamello Ski, Mondo di Neve. Val di Fassa. Azienda per il turismo Trento, Montebondone, Valle dei Laghi. Bulgaria Ski. Ski Online TV. Amici sportivi di Odeon, benvenuti da Floriano Moboni alla 22esima puntata di Ski Online TV, il magazine televisivo di Odeon, tutto dedicato al magico mondo della neve, dello sci e degli sport invernali. Questa puntata è tutta dedicata allo sci alpinismo. Siamo nel cuore della Adamello Ski a Ponte di Legno, nell'alta Val Camonica, dove tutto è pronto per la partenza della quarta edizione della Adamello Ski Ride, una delle gare di sci alpinismo più belle delle nostre Alpi, come ci racconta e ci parla il presidente del comitato organizzatore Alessandro Mottinelli. Alessandro Mottinelli, presidente del comitato organizzatore, un amico delle nostre trasmissioni. Alessandro, tutto è pronto per la quarta edizione della Adamello Ski Ride, una tua creatura, un grande evento. Un grande evento, abbiamo fatto tante presentazioni, tante chiacchiere, adesso il conto alla rovescia è veramente scattato, tra pochi minuti il briefing, tanta tensione, 700 atleti alla partenza, abbiamo assistito alla punzionatura, tutti emozionati, tutti pieni di domande, come sarà domani, farà freddo, le nuvole, è un'edizione alpinistica questa, siamo tornati a condizioni sullo stile del 2008 più che il 2011, dove avevamo avuto un sole, ti ricordi quando siamo stati sulle interviste? E come si fanno a dimenticare quei momenti? Momenti belli, indimenticabili davvero, ma anche domani io credo il teatro di gara è stato preparato dal nostro team alla perfezione, abbiamo 220 addetti ai lavori, tecnici, guide alpine, soccorso alpino, che già stanno in quota, stanno perfezionando gli ultimi dettagli e quindi per domani è tutto pronto. Tutto pronto, 40 km di gara, 4.000 metri di dislivello, una edizione da brivido, veramente una delle gare più dure di sci alpinismo delle Alpi. Sì, una modifica al percorso e oggi siamo convinti che sia stata una scelta azzeccata, perché percorrendolo in questi giorni a varie fasi per tracciare, per valutare i vari pericoli, ci siamo accorti che veramente è divertente questo percorso, credo piacerà. Domani poi sentiremo le interviste, perché il giudizio lo devo andare qui domani. Ponte di Legno, 100 anni di storia, Alessandro, come c'era nel cartellone pubblicitario alle tue spalle, ma invece la quarta edizione della Adamello Ski Ride, un'edizione importante, una gara che ormai è una delle pietre miliari di questo sport bellissimo che è lo sci alpinismo. Due anni di attesa e adesso è il momento, si rompe il ghiaccio, grande concentrazione, grande tensione e poi si sale sul palco e si schiaccia il bottone e poi la magia parte. Questo è il momento del briefing, 700 gli atleti iscritti, 350 le squadre, infatti è una gara a coppie, si corre in due. Con te sul palco la guida alpina emerita, start d'eccezione Andrea Faustinelli. Tutto è pronto, quarta edizione, la prima edizione del 2006, 2008, 2011, 2013. Questa è la grafica preparata del percorso, partenza alla Tonalina, Paradiso, Ghiacciaio Presena, giù al Lago del Mandrone, poi la salita al Passo Bedole, poi Passo Venerocolo, la discesa Rifugio Garibaldi, la salita famosissima del Passo degli Inglesi, poi la salita al punto più alto della gara, Monte Adamello 3539, il Pian di Neve, la discesa, la salita bellissima al Canone di Cresta Croce, poi di nuovo la risalita al Passo Valletta e poi il rifugio famoso della Lobbiaco di Papa Wojtyła e poi 20 km di discesa del Pisgana per ritornare a Ponte di Legno dopo 44 km e 500 metri di gara, con un dislivello totale in salita di 4.000 metri, in discesa di 4.380 metri. Alessandro, un percorso che è nella storia dello sci alpinismo ormai. Sì, toglie il fiato solo a raccontarlo. Nella storia l'Adamello c'era già, con la Grande Guerra, con la visita del Papa, e con l'Adamello Ski Ride ci siamo ritornati. Un grande parterre in partenza, tantissime squadre da tutta Europa, e questo era l'obiettivo dell'Adamello Ski Ride: portare la gente in Adamello e fare vedere questo bellissimo territorio per lo sci alpinismo.
Territorio storico importante che è l'Adamello, ora è l'Adamello Ski, è il cuore di questo centro turistico di 100 km di piste che unisce la Val Camonica e la Val di Sole. Tutto è pronto alle 6 del mattino, Andrea Faustinelli, la guida emerita, che ha insegnato ai tanti abitanti della Val Camonica, bresciani, bergamaschi, milanesi, tanti turisti che vengono qui, l'amore per la montagna, per questo comprensorio veramente unico nella storia delle Alpi. Siamo alle 6 del mattino, la Tonalina è la cabinovia intermedia, la stazione che unisce Ponti di Legno al Passo del Tonale, tanti VIP presenti, come ha detto il nostro Alessandro. Andiamo a sentire Nicolò Buongiorno, figlio del grande Mike Buongiorno, che è iscritto a questa gara che correrà, che lo andiamo a sentire assieme Arme Cacicchia. Sì, sono molto felice, è una grande esperienza qua oggi, una gara stupenda, sarà una grande avventura. Poi mio papà qui, anche ci sono dei legami forti con Ponte di Legno, con Armen Kachikian, con cui è iniziata la sua avventura, è andato a fare l'Idita Road, insomma ha iniziato il percorso professionale di Armen. È stato mio papà con Super Flash nel 1984, è passato tanto tempo ma siamo ancora grandi amici. E tu sei diventato un grande scialpinista a fare tutta la gara, complimenti. Ma io sono sempre stato un appassionato di montagne, con mio papà sono cresciuto sulle piste da sci e adesso ho iniziato anche questo sport e quindi sono qua per cercare di finire questa gara che è molto dura. Anche i tuoi cani e la tua esperienza questa da Mello Ski Ride, grande momento. Sì, Ponte di Legno è stata la prima località che ha accettato grazie a Mike Buongiorno questa attività sportiva cabinata assieme allo sci, fa del comprensorio una cosa particolare. Com'è il movimento dello sled dog? Il movimento dello sled dog ha bisogno di sempre più persone che vogliono fare avventura e non persone che vogliono fare giri slit e non vogliono fare movimento, per cui questo esempio di veri uomini d'avventura secondo me è abbinato allo sled dog molto bene. Armen Kachikian, lo sentiamo, Alessandro, lo vediamo, uno dei personaggi storici di questo mondo invernale. Ricordiamo brevemente la storia di questo armeno che è naturalizzato in Italia, che è diventato famoso con Mike Buongiorno negli anni 80 per le sue sfide appunto con i cani. Sì, si è presentato a Ponte di Legno negli anni 80, per noi lo sled dog non... proprio era una cosa che solo ne avevamo sentito parlare in televisione, era una cosa dei paesi lontani. Armen ci ha detto che il Passo del Tonale era il posto adatto per questo sport, noi l'abbiamo accolto e da tanti anni è un nostro amico. E ha un centro attrezzato che accoglie molto... accoglie i turisti e li avvicina a questo mondo molto particolare, un mondo alascano, un mondo pieno di significati, l'uomo, il cane, tante cose molto interessanti. Molto interessante è anche la partenza della quarta edizione della Mello Ski Ride, alle 6 del mattino, tutto è pronto, partenza come abbiamo detto dalla Tonalina, che è la cabinovia intermedia, la stazione intermedia che unisce Ponti di Legno al Passo del Tonale, c'è la ripida ascesa della famosa pista Paradiso, siamo a 2500 metri del Passo Paradiso, una delle piste nere più belle delle Alpi che gli atleti Alessandro hanno fatto all'incontrario. Sì, hanno fatto l'incontrario, subito grande ritmo, ecco, grande tifo, 1000 persone sono salite in quota nonostante un tempo non certo favorevole, 1000 persone a fare il tifo, a incitare questi grandi atleti, guardate che ritmo, è la prima salita, hanno già percorso qui 900 metri di dislivello, i primi 900 metri. Siamo nel cuore dell'Adamello Ski, siamo al Passo Paradiso, ora inizia la salita verso il ghiacciaio Presena, questo comprensorio sciistico che è aperto da ottobre sino a giugno, che è un po' la palestra importante dello sport dello sci alpino. Qui le prime ragazze al via, due favorite, la Letizia Ru e la Mireia Miro. Sì, in campo femminile un altro pianeta, due ragazze che hanno stravolto i tempi dello scialpinismo in rosa. Una coppia franco-spagnola, affiatatissime, si allenano sempre insieme, è molto bello vederle, hanno uno stile, un ritmo molto, molto particolare che credo insegnerà tanto alle nostre giovani atlete che si stanno avvicinando a questo sport. Ecco, un'edizione della Adamello Ski Ride, qui vediamo dei cimeli storici, abbiamo parlato della Grande Guerra, dell'importanza di questo territorio che è nella storia dell'Italia, qui siamo proprio all'inizio del ghiacciaio Presena e questo è il nostro Roberto Testini, un amico che salutiamo molto volentieri.
volentieri, perché è stato il nostro cameraman d'eccezione, lo vedete proprio con la telecamerina che gli abbiamo fornito, e queste sono proprio le sue immagini nella salita del ghiacciaio Presena, perché c'è stato un grande spiegamento di mezzi televisivi, non abbiamo potuto volare con l'elicottero, però il nostro amico Roberto Testino, ricordiamo, altro valido organizzatore, un altro grande evento che si tiene qui d'estate nel comprensorio sciistico dell'Adamello Ski, appunto l'Adamello Bike, quest'anno in calendario domenica 21 luglio, una delle gare di mountain bike più importanti. I primi tre al comando sono i due francesi, Bomardion e Matteo Jacquemot, con il numero 3 Michele Boscacci, che sono alla, dopo 1600 metri di dislivello, al passo Presena, tanto pubblico presente, oltre 1000 i passaggi, veramente numero eccezionale alle 6 del mattino, essere 1000 persone in quota sicuramente un grande risultato, bravo Alessandro per l'organizzazione di questo evento. Questo è il momento del cambio pelli, vedete gli atleti appunto si tolgono le pelli dagli sci e sono pronti per la discesa verso il lago di Mandrone, ma andiamo a sentire i nostri microfoni, il direttore di gara, nel frattempo arrivano gli altri atleti via via uno dietro all'altro, chiaramente c'è stata una grandissima selezione, ma andiamo a sentire i nostri microfoni, il direttore di gara, valido organizzatore e nonché collaboratore del nostro Alessandro, Guido Salvetti. Guido, tutto procede per il meglio, peccato per il tempo. Tutto procede per il meglio, le prime squadre sono già passate, possiamo comunque vedere alle nostre spalle un raggio di sole, un po' di sereno, tempo dovrebbe andare in miglioramento, percorso in ottime condizioni, speriamo che si schiarisca e vada tutto bene. Ecco, spiegaci brevemente cosa fanno per i neofiti, per i nostri amici telespettatori che non sanno che cos'è lo sci alpinismo. Sci alpinismo è una pratica sportiva dove la gente, al posto di utilizzare impianti in risalita, utilizza i mezzi propri, cioè le gambe e gli sci per andare in giro, muoversi in un ambiente invernale. Ecco, e ora cosa stanno facendo? Il cambio pelli, cosa vuol dire? Cambio pelli, loro arrivano praticamente in salita, utilizzano delle pelli di foca e materiale sintetico per risalire, evitano lo scivolamento dello sci. Quando arrivano in cima alla salita tolgono le pelli e si mettono in assetto discesa per poter sciare e portarsi in fondo alla discesa. Importante e fondamentale la spiegazione del nostro direttore di gara, nonché guida alpina, Guido Salvetti. Ora andiamo a sentire i commenti che abbiamo raccolto dai partecipanti via via che arrivavano qui a Passo Presena, 3000 metri di quota dopo quasi 7 km di gara. Allora, che è successo? Ho perso un po' il socio, ho avuto problemi con uno sci, sta arrivando, lo stavo aspettando, gli do una mano al cambio pelli e pronti per la discesa. Com'è questa gara? Bellissima, a parte il tempo, dato la notte che ho nevicato molto, però si pensava meglio, ma va bene così, sempre bello, è duro, sempre duro. Bene per ora, vedremo poi. Siete terzi. Posso lasciartelo? Intanto va tutto bene, tutto perfetto. Ora mancano 35 km di gara lunga. Una sciocchezza, una sciocchezza dai. Dove sei? Milano. Milano, un milanese che fa sci alpino. Allenamento sulla montagnetta di San Siro. Davvero? Per forza. Sì, tanta corsa. Bici. Ciao. Spagnolo. Baschi. Vasco. Vasco, tu da mia. Baschi, Baschi. Scalaria, scaduta. Te costa da spettacolo, sei bonito. It's very good. Very nice. Many fans. Continua a nevicare qui al Passo Presena, abbiamo sentito l'umore di tanti concorrenti, tutti felici di essere qui alla quarta edizione della Mello Ski Ride. Ora inizia la lunga discesa verso il lago Mandrone, poi la risalita verso l'Adamello, il passo degli inglesi, pian di neve, il canone Cresta Croce e poi dopo il Pisgana l'arrivo a Ponti di Legno. Dopo 44 km qui al Passo Presena sono passati solamente 7 km di gara. Ski Online TV, in collaborazione con... Unspree, design e tecnologia.
La nuova serie di televisori LED concentra performance elevati e una visione ultra realistica in meno di 4 cm di spessore. I televisori SV sono dotati di schermo panoramico LED retroilluminato e tecnologia green per un risparmio energetico del 50%. Disponibile nei formati da 19 a 42 pollici, ti porta un passo oltre l'HD. Fun yourself in Asprey. Ski Rama Dolomiti ad Amello Brenta. Sci, neve, sole. Tutto questo è Ski Rama. Stagionale in prevendita fino al 30 novembre. Infoline www.skirama.it. Approfittane. Ci rivediamo tra poco con la seconda parte di Ski Online TV. Fun yourself in Asprey. Ski Rama Dolomiti ad Amello Brenta. Madonna di Campiglio, Pinzole, Varrendena. Ad Amello Ski, Mondo di Neve. Azienda per il turismo Trento, Montebondone, Valle dei Laghi. Val di Fassa. Paganella Ski. Fun yourself in Asprey. Ski Rama Dolomiti ad Amello Brenta. Madonna di Campiglio, Pinzole, Varrendena. Val di Fiemme. Azienda per il turismo Trento, Montebondone, Valle dei Laghi. Paganella Ski. Bulgaria Ski. Ski Online TV in collaborazione con... Asprey, design e tecnologia. La nuova serie di televisori LED concentra performance elevati e una visione ultra realistica in meno di 4 cm di spessore. I televisori SV sono dotati di schermo panoramico LED retroilluminato e tecnologia green per un risparmio energetico del 50%. Disponibile nei formati da 19 a 42 pollici, ti porta un passo oltre l'HD. Fun yourself in Asprey. Ski Rama Dolomiti ad Amello Brenta. Sci, neve, sole. Tutto questo è Ski Rama. Stagionale in prevendita fino al 30 novembre. Infoline www.skirama.it. Approfittane. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omobonis, seconda parte di questo speciale tutto dedicato alla quarta edizione della D'Amello Ski Ride, una delle gare di sci alpinismo più importanti delle nostre Alpi. Siamo nel cuore della D'Amello, un territorio carico di storia. Il percorso della D'Amello Ski Ride ripercorre, ricalca le orme di un territorio ricco di grande storia, un territorio teatro di confine fra l'Italia e l'Austria durante la Prima Guerra Mondiale, la famosa Guerra Bianca, un territorio ancora oggi ricco di cimeli storici, cimeli visibili a tutti. Ad Amello Ski Ride, quarta edizione, con me a commentare Alessandro Mottinelli, presidente del comitato organizzatore. Alessandro, abbiamo già detto nella prima parte della storia di questo sci alpinismo, della storia di questa tua creatura, di questo evento unico nella storia di questa bellissima disciplina. Quanto è importante la D'Amello per la vostra storia? La D'Amello è tutto, dà nome al nostro comprensorio sciistico, è la montagna più bella che domina un ghiacciaio meraviglioso, il Pian di Neve, veramente per lo sci alpinismo un paradiso, tante salite, tante discese, canali ripidi, creste, molto molto bello. Un territorio carico di storia, famoso anche, oltre che per la Prima Guerra Mondiale, anche per la famosa visita di Papa Giovanni II, Karolo Wojtyła, che venne qui a sciare negli anni Ottanta. C'è una croce dedicata in suo onore, Papa Wojtyła, che sarà santo in un prossimo futuro, e si dice che verrà fatta una fiction in suo onore e verrà appunto come location usato anche questo bellissimo ghiacciaio. Quarta edizione della D'Amello Ski Ride, 44 km e 500 metri di gara. Alessandro, questo siamo alla salita importante, Passo Bedoli, e poi la discesa su Passo Venerecolo.
Allora, queste no, sono le immagini del passo degli inglesi e qui merita un commento, perché sono stati scavati nella neve 32 tornanti. Questo è il canale che, se qualcuno si ricorda, l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo percorso in discesa. Quest'anno abbiamo girato un po' in senso contrario e quindi per salire tanta neve, e abbiamo lavorato con le guide alpine, i volontari del soccorso alpino, la guardia di finanza, tanti giorni di lavoro per far salire tutti in sicurezza, obiettivo raggiunto, e questa è una meraviglia della D'Amello Ski Ride. Tanta gente che lavora per fare una gara anche in condizioni di tempo avverso. Tanti volontari che abbiamo visto, tante persone che sono venute a vedere dal vivo questa gara che è partita alle 6 del mattino dalla Tonalina tra Ponti di Legno e il Passo del Tonale. Dopo il passo degli inglesi, che come ha detto il nostro Alessandro è stato fatto in salita, questo è il momento verso l'ascesa al Monte Adamello, i 3.539 metri, il punto più alto della gara. Sì, ecco qui le roccette, anche queste attrezzate dalle guide alpine, un piccolo dislivello ma molto impegnativo, si calzavano i ramponi perché il fondo comunque è molto duro, sulle creste ha tirato vento tutto inverno, quindi ramponi ai piedi, altra difficoltà col freddo, togliersi i ramponi dallo zaino, calzarli, tutte cose che fanno parte della montagna. Questa è, ricordo a tutti, una gara di sci-alpinismo. Sci-alpinismo, quarta edizione, che fa parte del circuito. Questo è il momento bello, queste immagini, bravi i nostri camere, i nostri montatori. Questa è una delle atlete di sci-alpinismo più importanti. Francesca Martinelli, una grandissima campionessa, che è in seconda posizione alla sua categoria, al momento del cambio pelli, ma volevo parlare di quell'inquadratura, di quella croce che è la storia dell'Italia. Sì, è la nostra vetta, da lì noi diciamo si vede anche la Madunina di Milan, perché quando nelle giornate serene si gode di un panorama spettacolare dal Monte Rosa al Cervino, davanti il Bernina, è veramente un punto bellissimo, insomma tutti gli sci-alpinisti, tutti gli alpinisti sono saliti o dalla Nord o dalla Normale o dalle tante vie che possono raggiungere l'Adamello, molto molto bello. Montagne importanti che hai appena citato, che fanno parte, come l'Adamello Ski Ride, di un circuito europeo di 5 gare, le 5 gare più belle dello sci alpinismo. Il circuito si chiama la Grand Course, che racchiude 3 gare italiane oltre l'Adamello Ski Ride, le 2 gare valdostane molto importanti come il trofeo Mezza Lama e il Tour Dur Tour Extreme, e poi 2 gare in una in Svizzera a Zermatt, che va da Zermatt a Verbier, la famosa Patrou des Glaciers, e poi un'altra gara francese, Pierra Menta. Dopo il passaggio dell'Adamello, qui siamo sul comando della gara, i 2 francesi Bon Mardion e Matteo Jacquemot hanno distaccato gli italiani Edalin e Lenzi. Le condizioni, Alessandro, meteo in cima sono veramente belle, c'è il sole, invece peccato in basso c'era brutto tempo, e questo è un altro momento importante. Condizioni meteo variabili, qui siamo al cannone di Cresta Croce. Sì, alla Croce del Papa, 2 anni fa siamo passati sul cannone, quest'anno abbiamo voluto valutare un altro punto importante di questa cresta, appunto la croce dedicata a Papa Giovanni Paolo II. Una bellissima salita, passaggio sulla cresta e poi giù verso il rifugio Lobbia. Qui siamo alla penultima salita, vedete, le coppie iniziano a sentire il peso di questo percorso veramente impegnativo. Lo ricordiamo, 44 km e 500 metri di gara, ma importante è stato il dislivello, pensate, 4.000 metri di dislivello in salita e in discesa 4.400 metri di dislivello, praticamente si sono scalati una montagna a 4.000 metri. Sì, 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 sono dislivelli importanti, poche gare al mondo hanno dei percorsi così impegnativi. Quest'anno è stato molto apprezzato, ha fatto molta selezione, tantissime coppie non sono riuscite a portare a termine il percorso. Ecco, intanto le condizioni meteo sono cambiate. Avete visto il passaggio dei maschi, c'era il sole. Sono il passaggio delle altre coppie, lo ricordiamo, 350 coppie al via, un 40% di ritiri, condizioni meteo diverse. E questo è il famoso rifugio che ci ha parlato Alessandro, il famoso rifugio ai caduti dell'Adamello, detto anche la Lobbia Alta, il rifugio di Papa Wojtyła. Ecco qui, fitta nevicata, Trebi Meteo l'aveva annunciato, una giornata estremamente variabile. E qui siamo sul canalino del Pisgana, la discesa di 2000 metri di dislivello. 20 km di discesa, giusto? 20 km di discesa, per esaltare le doti anche di discesisti, degli sci-alpinisti. Pensate che adesso con queste immagini non ci si rende conto della pendenza, ma soprattutto della fatica che hanno nelle gambe questi atleti.
Pendenze di oltre il 40%. Qui siamo un po' meno, ma comunque il canalino è ripido. Pensate, una discesa di questa lunghezza in 20 minuti si sono aggiudicati il premio speciale proprio per questa discesa. Infatti istituito quest'anno il trofeo Piscana Ski Trail per il miglior tempo nella discesa del Piscana, appunto queste sono le poche immagini che abbiamo potuto girare con il nostro elicottero, perché le condizioni meteo variabili, come avete visto nel racconto di questo speciale tutto dedicato alla quarta edizione della Mello Ski Ride, non si è sempre potuto volare, soltanto alla fine. E questo è il momento dell'arrivo, bellissima anche questa inquadratura di questa cabinovia tutta attrezzata con l'effigie della Damello Ski Ride, e questo è il momento dell'arrivo. Ecco qui Bommardion e Matteo Jacquemot che chiudono in 5 ore 16 minuti e 25 secondi, e tu Alessandro che stai dando incoronando appunto i vincitori della quarta edizione della Damello Ski Ride, una delle gare più belle di questa disciplina. Questi sono i secondi classificati, Damiano Lenzi e Matteo Edalin, che arrivano con 5 minuti e 36 secondi di distacco. Poi al terzo posto un'altra coppia italiana, Michele Boscacci e Lorenzo Ozner, eccoli qui terzi classificati con 9 minuti e 23 secondi di distacco. Alessandro, la gara non è ancora finita, caldo, vogliamo le tue sensazioni. È grande emozione, adesso sono arrivati due amici che corrono, sono proprio degli atleti di casa, conoscono queste montagne, sono arrivati con le lacrime agli occhi, i figli che li abbracciavano. Questo è la Damello, questa è una grandissima soddisfazione, una macchina organizzativa che sta funzionando alla grande. Oggi non avevamo supporto degli elicotteri, quindi la tensione era molto alta, ma sta funzionando tutto alla perfezione, veramente grazie alla Damello Ski Ride, perché ormai è diventata una grande famiglia che funziona bene. Soddisfatto il nostro Alessandro. In campo femminile vincono la Miro e la Rue in 6:32:24, diciottesimi il valore assoluto davanti alla Molariffi, Recher e terze le Martinelli Rocca. Tre spettacolari la competition. Oui, oui, il y avait beaucoup du monde. On a été encouragé tout le long, c'était génial. C'est pas mal la gare. Ah ouais, c'était super. C'est vraiment génial. En plus la météo, ça allait. On n'a pas eu trop de mauvais temps, donc c'était top, pas trop chaud, pas trop froid, donc voilà, top. Damello è un garone, una gara durissima, una gara potente, per non usare altri termini un po' più volgari che renderebbero meglio l'idea. Niente, oggi siamo partiti sotto la neve, c'era un po' di timore per quello che avremmo trovato, poi invece il tempo alla fine si è un attimo calmato. Quest'anno ci sono, qua abbiamo trovato sul nostro cammino questi francesi che, se non li abbiamo battuti oggi in questa gara che io e Matteo sentiamo molto nostra, credo che siano praticamente imbattibili. Però vabbè, il Mezzalama è proprio la nostra gara, si corre dietro casa mia, e con l'esperienza di Manfred, io e Matteo vediamo di racimolare le ultime energie rimaste, perché quest'anno abbiamo corso veramente tantissimo. Comunque è un secondo posto che mi galvanizza, sono contento. Eravate partiti bene? Sì, siamo partiti bene con gli altri, poi la gara comunque lunga, ha preso una piega non buonissima per noi, comunque un terzo posto che ci fa contenti. Anche tu condividi? Sì, anch'io, siamo partiti, sembrava di star meglio, poi man mano col passare delle ore ci siamo accorti che forse abbiamo esagerato un po' troppo in partenza, però un terzo posto qua ad Damello è sempre un grande onore. È una delle gare più belle, una delle gare più dure? Sicuramente una delle più dure, ma che bella. Un'altra foto a Gagné. Oui, oui, questa volta era un po' più lunga la gara, è vero che l'ultima salita, ma era una gara impegnativa l'ultima salita, io ero stanchissima, ma siamo andata benissimo dall'inizio alla fine, e vincere un'altra volta con Letizia qui alla Damello con questo ambiente. Una bella gara, una delle più belle del panorama dell'alpinismo. Sì, una gara bellissima, l'organizzazione sta lavorando benissimo, è solamente la quarta edizione, ma oggi era tanta gente sul percorso, è veramente impressionante. Grazie. Sei contenta? Oui, c'est une course incroyable, Damello, c'est vraiment une course difficile, c'est une longue histoire.
Dopo l'intervista ai protagonisti, il podio finale di questa quarta edizione della Mello Ski Ride. Alessandro, cala il sipario su questo grande evento. Cala il sipario con un grande podio, era quello che volevamo, una bellissima gara oggi. Grazie a tutti quelli, grazie alla Damello Ski Ride che ha messo in campo veramente uno spiegamento di forze impressionante. Grazie anche a voi amici telespettatori che ci avete seguito per questo speciale tutto dedicato alla Damello Ski Ride. L'appuntamento con la quinta edizione ritorna nel 2015. Fan yourself in Asprey. Ski Rama Dolomiti a Damello Brenta. Val di Fiemme, Adamello Ski, Mondo di Neve, Paganella Ski, Val di Fassa, Folgaria Ski,